L'associazione Teramo Vivi Città lancia l'allarme a seguito del ritrovamento in 2 giorni diversi di grano velenoso nella popolosa frazione di San Nicolò. Si teme un'azione mirata contro gli animali da parte di qualche sconsiderato. Il materiale rinvenuto di colore rosso vivo è venduto e usato come topicida, ma fortemente tossico per ogni essere vivente, compresi cani e gatti che potrebbero essere attratti con gravi conseguenze in caso di contatto. Una vicenda alla quale si somma il rinvenimento nei giorni scorsi nel quartiere Gammarana, sempre a Teramo, di 2 buste nere con all'interno dei gatti morti. È ancora più triste, visto che la cosa si è svolta sotto il periodo natalizio, dove si dovrebbe essere più buoni, ma non mi è sembrata questa l'occasione. C'è stato un ritrovamento di gatti morti, chiusi all'interno di un sacchetto. Non sappiamo se i gatti erano vivi quando sono stati messi dentro al sacchetto, se sono stati uccisi o se erano comunque morti accidentalmente. Adesso è una cosa che dovrà valutare la Guardia Forestale, i Carabinieri Forestali, dove noi nei prossimi giorni presenteremo, io personalmente presenterò una denuncia contro ignoti nella speranza di far luce su questo caso che si è svolto alla Gammarana. Mentre invece per quanto riguarda il grano o riso, in questo caso è grano con metaldeide ritrovato in 2 occasioni, una il 23 dicembre e un'altra occasione è stata proprio ieri a San Nicolò nella zona di via Galileo Galilei, e sono segnalazioni che ci sono state girate da alcuni cittadini. Episodi che preoccupano e su cui l'associazione ha chiesto l'immediato intervento del vigile ecologico Vincenzo Calvarese, che ha fatto transennare l'area e fatto rimuovere la sostanza rossa destinandola ai laboratori della ASL per gli accertamenti del caso. Il vigile ecologico Vincenzo Calvarese immediatamente si è portato sul posto, ha delimitato la zona, ha messo in sicurezza la zona e ha fatto bonificare la zona. La metaldeide è un veleno pericolosissimo, che è tossico e velenoso anche per l'uomo, ma soprattutto per gli animali, dove nel giro di poco tempo rischiano la morte. Dall'ufficio ambiente del comune di Teramo si invitano i proprietari di animali domestici a prestare particolare attenzione a sostanze simili. Intanto in questi giorni si porteranno avanti le verifiche utili a risalire al responsabile o ai responsabili degli sconsiderati gesti.